le dico il presente. Il presente ci dice che c'è la... il più importante fiera del libro insieme a quella di Milano, che è quella di Torino. Musumushi, hai doppio adesso. Salvini, tanto per cambiare, ha scelto un nuovo obiettivo. Lilli Gruber. Vi spiego. Ha detto testualmente Salvini in un comizio a Legnago: vi sfido, andate a guardare se il concorso vinci Salvini. Però ricordiamo a Salvini che abbiamo avuto modo di attaccare chi ha governato prima di lui e con più titolo e per più lungo tempo. Ministro Salvini, veniamo a noi. Tanto io mi aspettavo un mazzo di fiori di scuse, però pazienza. Perché... Ma guardi, mi pagano per vietare tutte le feste della canna, festa dell'erba, festa dell'hashish, festa della marijuana. Quindi è frustrante. Scusi, la... canne, cannabis a Pisa, a Milano, a Torino, a Roma. Non è stato molto educato, sa? Tira fuori le palle. Chieda scusa per quello che ha detto. No, questo... e allora le manderò una piantagione qui il mazzo di fiori. Di rose, di droga, di giura, manderò droga di tutti quanti. No, li mandi a me. Allora, e al il fatto di oggi, ha praticamente licenziato Di Maio. Stretta di mano, tanti saluti, TFR e cambia mestiere. Quindi c'è la fiducia nel Premier Conte. No, io faccio una crisi di governo, faccio saltare un governo. Quindi, detto che non ci sarà nessun governo né adesso né nemmeno dopo le elezioni europee, mi pare di capire. Sì. Giusto? Certo. Io assumo 8.000 poliziotti, carabinieri, finanziotti, polizieri, carabinziotti a Pisa, a Milano, a Torino, a Roma. Io ai corrotti... Perché a 20 anni si definiva un comunista padano. Io sono antifascista, sono comunista e contro la democrazia. Così come a Roma, secondo me i romani hanno diritto a una droga migliore, a una festa dell'erba, a una festa dell'hashish, a una festa del Partito Democratico. Cioè, ma vedete che è surreale parlare di Partito Democratico? No, aspetta, ministro Salvini, ha citato Roma, la droga. Io c'ho il telecomando, qualcuno c'ha un telecomando dicendo: arrabbiatevi a Casalbruciato, no, però, arrabbiatevi a Rogoredo. Peccato che abbiamo scoperto che a Porta Palazzo aveva Torino, una arrabbiatevi di... a Casalbruciato, no, razzisti, estremisti, evasori fiscali tra gli esquimesi, il progloditi. No, arrabbiatevi a Rogoredo. Peccato che abbiamo scoperto che a Porta Palazzo aveva una specie di telecomando, qualcuno c'ha un telecomando, arrabbiatevi a Casalbruciato. No, per neanche io sto no, questo dicendo... è stato avvisando, no, il mio seri, pensiero no. Io sto dicendo che in questo momento lei Pound nell'anno scorso, nel 2017, quanti anni fa? Questo è il suo editore, quanti... e la foto l'abbiamo, scusi, non quanti so quanti anni fa, visto che lei è preparato, un giornalista serio e non di parte, quanti anni fa? Nel 2017 ha avuto andiamo avanti negli anni 90 con la sinistra, giusto? No, nel 2017 andiamo avanti. Quindi si ricorderà come funziona Fazio, ma che purtroppo ha pochi poteri. Lei cita solo Fazio. A me che me frega di Fazio. Avevamo... Apriamo e chiudiamo il capitolo Fazio, perché significa occuparsi del servizio pubblico. A me che me frega di Fazio. Avevamo pensato questo. Perché è quello che prende di più. Non credo che sia quello che prende di più, lo fa lo stesso. Che Fazio finisce nel vortice della droga. Chiudiamo il capitolo Fazio. I have a pen, I have a pen, long pen. Se lei vuole fare la trasmissione dove si fa la domanda, si dà la risposta. No, ma non mi risponda, ecco, con un'altra cosa. Siccome che il 25 non c'entra, aprile, quindi... arrabbiatevi a Pisa, arrabbiatevi a Milano, è il fascismo. Torna al fascismo. No. Festa dell'hashish, festa della marijuana, agli esquimesi, pescatori. Torna al nazismo, commissariato. Non risposti su un altro tema. Scusi, però, lei vuole fare la trasmissione? No.